Buongiorno ragazzi, bentornati dalle vacanze pasquali, quest'anno un po' particolari. Mi auguro che le abbiate trascorse nel modo più sereno possibile e che, visto che la Pasqua è una festa religiosa, al di là di tutto, che siate credenti o non credenti, che comunque possiate aver avuto un po' di ristoro, un po' di conforto in questi giorni. Bene, prendiamo il libro di storia, I nodi del tempo, e andiamo a pagina 220, 220. Allora, la volta precedente mi auguro che siate andati a ripassare quello che c'era, era molto poco ed è fondamentale che lo abbiate ripassato. Peraltro, erano i compiti per oggi. Bene. Allora ragazzi, pagina 220-220, vediamo subito, parliamo dell'Inghilterra. Pagina 218, cartina tematica, guardate dove si trova il Regno d'Inghilterra, in quel verde scuro orrendo, sembra quasi grigio, ecco il Regno d'Inghilterra, bene, tenete a mente, giusto? Dovete saperlo dove si trova l'Inghilterra, giusto? Allora, che cosa succede? Come nasce il regno di Inghilterra? Riprendiamo la cartina di pagina 218, io ve la mostro in questo modo nella speranza che si capisca qualcosa. Allora, qui c'è la Gran Bretagna, qui c'è la Francia, giusto? Sopra dove c'è Parigi, sopra Parigi c'è una regione che si chiama Normandia e che si chiama così perché era stata occupata dai Normanni, dai Vichinghi. Lo abbiamo studiato quando abbiamo parlato delle nuove invasioni barbariche a partire dal circa IX secolo. Bene, ragazzi, cosa quando abbiamo parlato di Normanni, Saraceni e Ungari? Bene, cosa c'è da dire? C'è da dire questo, che nel 1066, 1066, un duca normanno, cioè che veniva quindi da quel territorio sopra Parigi, dalla Normandia, un duca normanno, conquistò l'Inghilterra, potete guardare anche la cartina tematica, guardi pagina 218, conquistò l'Inghilterra. Questo signore si chiamava Guglielmo il Guglielmo I, detto appunto il Conquistatore. Divenne re nel 1066 e fu tale, re d'Inghilterra, e fu tale fino alla morte avvenuta nel 1087. Questo signore, Guglielmo I il Conquistatore, appunto, era un conquistatore e la prima cosa che egli doveva cercare di fare in territorio inglese era quella di organizzare subito il potere e di fare in modo di avere persone molto abili e soprattutto fedeli sotto di sé. Per cui che cosa poteva fare di meglio? Il meglio che poté fare fu quello di instaurare immediatamente un sistema di tipo feudale, all'antica, al modo di Carlo Magno, praticamente. E allora suddivise il territorio inglese in tante contee. Queste contee si chiamavano shires, shire al plurale, shires al plurale, shire al singolare, shires al plurale, scritto S di Savona, H di Otella, I di Imola, R di Roma e di Empoli, al plurale si aggiunge un'altra S di Savona, quindi shire, S-H-I-R-E, S-H-I-R-S al plurale. Al capo, come, ecco, quindi contea, in inglese si diceva shire, ok? Ma al di sopra della contea, chi ci sta? Ci sta il conte, giusto? Tra l'altro conte viene da comte, comitem, che in latino vuol dire compagno, vabbè,
da cui conte, contea è il territorio affidato a un compagno. Se la contea ha a capo il conte e la marca come marchesato ha a capo il marchese, la shire ha a capo lo sheriff. Lo shire ha a capo lo sheriff, cioè lo sceriffo. Che noi nell'immaginario abbiamo lo sceriffo che spara dei film di degli spaghetti western, dei meravigliosi Bud Spencer e Terence Hill, degli spaghetti western si chiamavano una volta, dei western. Dei film western, dei fumetti come Tex Willer, ma in realtà Sheriff era il conte. Come mai in America ancora oggi c'è lo sceriffo che si occupa della polizia, no? Dell'aspetto dell'ordine pubblico? Perché i conti, e in Inghilterra i sheriff, gli Stati Uniti nascono come colonie inglesi, come studierete il prossimo anno, giusto? Il conte riscuoteva le tasse, va bene, amministrava, faceva le leggi, in questo caso faceva attuare le leggi del re, e poi amministrava la giustizia e quindi anche le forze dell'ordine. Va bene? Sheriff. Allora, Guglielmo il Conquistatore, 1066-1087, aveva come problema quello appunto di garantirsi la fedeltà. Allora, suddivise l'Inghilterra in contee, shires, a capo dei quali mise i conti in inglese, cioè nella loro particolare lingua, sheriff. Va bene? Cosa faceva lo sceriffo? Controllava il funzionamento della giustizia, il reclutamento dei soldati, proprio era un feudatario, un vassallo, e riscuoteva le imposte. Una parte se le teneva per sé, una parte andavano al sovrano. Guglielmo I, il conquistatore, però fece anche una cosa molto intelligente, piuttosto moderna per l'epoca nel quale io però, e in realtà anche per la cultura di cui egli era espressione, la cultura normanna, vichinga, che era molto rozza sotto tanti profili. Il Domesday Book, cioè il libro del catasto. Che cosa è il catasto, ragazzi? Allora, a pagina 220, nella fascetta a sinistra, dove c'è scritto in alto studio guidato, trovate il glossario e trovate il catasto. Potete già scriverlo. Imparare a memoria. Ve lo chiedo, eh? Il catasto è l'elenco di tutte le proprietà che ci sono in un dato territorio, quindi in un dato stato. Ripeto, è l'elenco di tutte le proprietà terriere, in questo caso, in generale tutte le proprietà, non solo terriere, che ci sono in uno stato. Nel caso che noi stiamo studiando di Guglielmo il Conquistatore, il Domesday Book è il catasto delle proprietà terriere, libro modernissimo perché prima è tutto molto, molto più raffazzonato. Qui invece un registro, un bel registro, grande, grande, più grande di questo, grande, grande, dove c'erano segnati i particolari feudi, dove si trovavano in Piemonte, vabbè, in Galles, in Scozia, sto esagerando, in Inghilterra, quanto erano grandi e il nome del proprietario. In questo modo si sapeva chi era feudatario di che cosa, quanto erano grandi i territori, quindi che tipo di tasse si potevano richiedere. Quando uno sa che tipo di tasse può richiedere, si può fare i calcoli di quanto denaro, comunque di quanta ricchezza può incamerare ogni anno. E se tu sai come governante quanta ricchezza può incamerare nell'anno, sai quanto puoi spendere e puoi programmare opere pubbliche, organizzazione dell'esercito, spese di altro tipo, quindi un atto di grande modernità, di grande intelligenza da parte di Guglielmo I, il conquistatore.
aveva chiaramente un controllo fortissimo del territorio in questo modo, ma anche dei feudatari. Ma il processo verso la formazione di una monarchia costituzionale in Inghilterra subisce un'accelerazione con, o meglio, la storia della monarchia inglese, è ancora un po' presto per parlare di monarchia costituzionale, della storia della monarchia inglese subisce un'accelerazione con una figura che è quella di Enrico II, che fu sovrano per un tempo molto lungo, 35 anni, dal 1154 al 1189, dal 1154 al 1189. Cosa fece Enrico II di molto importante? Numero uno, con grandi difficoltà, cioè con numerose lotte, riuscì a porre il clero, cioè il personale che faceva riferimento alla Chiesa, sotto il controllo dello Stato, perché fino a quel momento, fino a quel punto, il clero, cioè il personale della Chiesa, rispondeva solo al potere del Papa e quando c'era da giudicare qualche cosa a livello di tribunali, questo avveniva solo ed esclusivamente da parte all'interno di tribunali della Chiesa stessa. Era quindi uno Stato nello Stato, uno Stato parallelo. Bene, Enrico II fa una cosa molto importante, riesce a portare il clero, cioè il personale della Chiesa, sotto il controllo dello Stato, come tutti gli altri. Poi, sempre lui, seppe conquistare il Galles, andate a pagina 218, quindi Wales, il Galles, la Scozia, Scotland, e infine parte dell'Irlanda. Andate a vedere dove è l'Irlanda, va bene? Ireland mi pare che si chiama, ok? Ireland. Quindi del Galles, Wales, della Scotland, la Scozia, e dell'Ireland, North Ireland, cioè una parte dell'Ireland, dell'Irlanda. Poi che cosa fece? Un colpo di grande fortuna che ebbe Enrico II fu quello di sposare una nobildonna, una principessa francese, Eleonora d'Aquitania, che quando morì il suo papà ereditò un sacco di feudi francesi che di diritto diventavano anche proprietà del marito. Risultato: siccome queste terre in eredità ricevute da Eleonora d'Aquitania erano circa la metà della Francia, Enrico II ebbe il colpo di fortuna pazzesco di diventare praticamente proprietario di quasi mezza Francia, cosa che non poteva certamente fare piacere ai francesi. Alla morte di Enrico II, sopravvenuta nel 1189, gli successe il figlio Riccardo, chiamato Cuor di Leone, il quale, a dire la verità, fu re soltanto per 10 anni, dal 1189 al 1199. In realtà, al di là del fatto che Riccardo Cuor di Leone è conosciuta per la vicenda di la leggenda di Robin Hood, e c'è stata una, come dire, una trasfigurazione romantica di questo personaggio inquieto che era un re guerriero, infatti Cuor di Leone per questo motivo, che andava sempre a combattere, cercava l'avventura, partecipò alle crociate, peraltro fu pure imprigionato e stette per tanti anni, su quei pochi 10 anni che fu re, anche lontano dalle proprie terre, perché per questa prigionia. In verità però non fu un re che lasciò un segno molto positivo, perché in realtà probabilmente non era il suo il temperamento del governante. Egli di fatto abbandonò il regno a se stesso, ma non tanto perché partì per le crociate,
erano le guerre organizzate nell'Europa cristiana per riconquistare la Terra Santa e Gerusalemme dalla conquista musulmana, ma questo lo vedremo a suo tempo. Non tanto per il discorso della partecipazione alla crociata che ci poteva stare, ma perché questo temperamento che lo portava sempre a essere in movimento, alla ricerca di avventure, essere in guerra, in realtà se tu sei un governante devi governare, punto. Non puoi andare in giro a destra e a sinistra. In realtà, di fatto, era come se il suo seggio, il suo trono fosse vacante. Infatti, vacante, vuoto. Cioè, come se il regno fosse un po' abbandonato a se stesso, e quindi i vassalli, i feudatari, i sheriff ne approfittarono per rafforzarsi, per fare diventare il potere sui territori che controllavano più forte, no? Più da avvoltoi. E il risultato fu che quando Riccardo Cuor di Leone morì, quindi non fu un grande re, fu un re mediocre. Quando Riccardo Cuor di Leone morì nel 1199, il suo figlio, poveretto, comunque il suo successore che andò al potere, Giovanni, che fu al potere, fu re dal 1199 al 1216, si trovò in profonde difficoltà perché gli aristocratici, gli sheriff, avevano preso troppo potere. Il clero, che era stato rintuzzato da Enrico II, era stato ridotto nel suo potere da Enrico II, si era ringalluzzito, aveva ripreteso più privilegi. Bene, Giovanni, il re Giovanni, re dal 1199 al 1216, si trovò in forte difficoltà. Già quindi le difficoltà erano forti perché nobiltà e clero si erano ringalluzziti, punto 1, punto 2. Giovanni purtroppo non aveva un temperamento forte, non solo non aveva grandi capacità di governo, in questo simile probabilmente al papà, al predecessore, a Riccardo, ma era anche debole proprio di carattere, non sapeva imporsi. Per il colmo della sfiga, peraltro, che cosa fece? Il re di Francia, che si trovava nell'assurda condizione di essere re di Francia, stiamo parlando in questo momento di Filippo II Augusto, va bene? Filippo II Augusto. Che fu re dal 1180 al 1223. Bene, per il colmo della sfiga, vi dicevo che cosa successe. Successe che c'era questo re, Filippo II, Augusto, 1180-1223, re di Francia, che era re di Francia e che però, poiché mezza Francia apparteneva di diritto alla corona inglese per il discorso del matrimonio di Enrico II con quella Eleonora d'Aquitania, che aveva ereditato praticamente i feudi equivalenti a mezzo territorio francese, il re di Francia si trovava a essere re in Francia, ma per una parte della Francia si trovava a essere vassallo del re d'Inghilterra. Questa cosa lo faceva impazzire. Ci fu uno scontro, una guerra. E poverino Giovanni, questo re inglese dal 1199 al 1216, combatté a Bouvines contro, mi pare che si dice così, contro Filippo II Augusto, ma fu sconfitto pesantemente e dovette restituire le terre alla corona francese. Quindi perdette tutti i suoi feudi francesi. Il risultato. Questo poveretto di Giovanni, 1199-1216, passò alla storia con il nomignolo di Giovanni, suo papà, come Riccardo Cuor di Leone, il suo predecessore. E meno male, poverino. Cuor di Leone a me è piacevole. Giovanni invece come senza terra, cioè senza casa quasi. Va bene. Sempre in questo regno debolissimo
di Giovanni Senza Terra, 1199-1216, scusatemi se mi ripeto, ma mi ripeto per fare in modo che queste cose possano possibilmente rimanervi fisse nella testa, ficcate nel cervello. In questo periodo di debolezza fortissima della monarchia inglese, nobiltà e clero ne approfittarono per ottenere un documento che sarà di un'importanza assoluta nella storia dell'Inghilterra, ma anche di tutta l'Europa, ossia la stesura della Magna Carta Libertatum. Magna Carta Libertatum, di cui trovate uno stralcio a pagina 223, 220, c'è pure la fotografia dell'originale della Magna Carta Libertatum. La Magna Carta Libertatum, la grande carta delle libertà, da intendere questa libertà in maniera un po' diversa da come la intendiamo noi. Intanto, chi è che volle la Magna Carta Libertatum, che fu redatta nel 1215? Da Giovanni Senza Terra, fu voluta da nobiltà e clero. Quindi chi, nobiltà, scusatemi, da nobiltà, clero e borghesia. Borghesia, fu voluta la Magna Carta Libertatum da nobiltà, clero e borghesia. Quindi se fu voluta da nobiltà, clero e borghesia, leviamo clero per ora, nobiltà e borghesia, chi era considerato degno di libertà? Chi era considerato uomo libero? Forse i contadini, ma manco a morire. Forse i pescatori, ma manco a morire pure loro. Forse gli operai, ma manco a morire pure loro. Chi? I nobili. Il clero, ok, però il clero aveva il suo potere religioso, i nobili e la borghesia. I nobili e la borghesia. Quindi, quando si parla di uomo libero, si parla, nella Magna Carta Libertatum, di nobili e di borghesia. Veniva esclusa quindi tutta la massa dei laboratores, cioè il 90% della popolazione, almeno. Claro? Chiaro? In Kiswahili, Sawa. Bene, allora, cosa decideva questa Magna Carta Libertatum, che comunque fu un documento importantissimo? Numero uno, che la monarchia non poteva governare da sola, ma doveva essere affiancata, cioè accompagnata, da alcuni rappresentanti scelti fra i nobili e fra i borghesi, che dovevano consigliare il re, quindi non un potere assoluto, sciolto da qualsiasi vincolo, ma condizionato al parere di questi rappresentanti dei nobili e di questi rappresentanti della borghesia. Numero uno. Numero due, questi rappresentanti del re, che interessi potevano avere? I nobili, da un lato, quello di salvaguardare i propri privilegi secolari. I borghesi, quelli di rafforzare la propria posizione sociale, di farsi valere, di diventare importanti, possibilmente come nobili, e dall'altro canto di rafforzare la propria posizione economica. Fu anche stabilito dalla Magna Carta Libertatum la necessità di stabilire un Parlamento che inizialmente, così viene indicato nella Magna Carta, viene chiamato Consiglio del Re, come il Consiglio Comunale, Consiglio del Re, cioè Assemblea, Parlamento, poi viene chiamato Parliament, Parlamento. Questo Consiglio del Regno, no del Re, scusatemi, del Regno, questo Consiglio del Regno era inizialmente, quindi questo che poi sarà chiamato Parlamento, era inizialmente costituito da una sola Camera, la Camera dei Lords, la Camera dei Signori, la Camera dei Lords. La Camera dei Signori,
Chi erano i signori? I signori erano i feudatari, quindi i nobili, e il clero, che era anche spesso proprietario di feudi, possessore, scusatemi, di feudi. So right? Ok? Quindi questo consiglio del regno è formato dalla Camera dei Lords, ma dopo poco tempo, dopo un po' di tempo, gli fu affiancata, era giocoforza che fosse così, vista l'importanza che avevano e che andavano sempre più acquisendo i borghesi, la Camera dei Comuni, la Camera dei Comuni, comuni, cioè le città dove vivevano i borghesi. E nella Camera dei Comuni c'erano i borghesi. Allora, il Consiglio del Regno, dopo un po' di tempo, diventa formato non da una Camera, solo quella dei Lords, ma la Camera dei Lords, nobiltà e clero, più la Camera dei Comuni, formata dai borghesi. Questo Parlamento aveva una funzione importantissima, perché è vero che il re poteva proporre delle tasse, ma appunto le poteva solo proporre, non è che le poteva imporre. Se le tasse, scusatemi, l'approvazione, il sì a queste tasse doveva essere dato dalle due camere, dalla Camera dei Lords e dalla Camera dei Comuni. Se queste due camere non davano l'ok, la tassa, la nuova tassa del re, non poteva essere imposta. Vi rendete conto che è una cosa importantissima. Ci siamo. Altra cosa estremamente importante è questa, stabilita nella Magna Carta, che vale solo per gli uomini liberi, cioè per i nobili e per la borghesia, ma che comincia a essere il processo che porterà poi a un diritto che è di tutti e oggi appartiene a ciascuno di noi. Il fatto, cioè, che l'habeas corpus, il fatto, cioè, che nessun uomo poteva essere arrestato e messo in prigione per volontà del re o del signore o di chi, il feudale o di chi si volesse, se non per legge, cioè si poteva essere arrestati e si poteva finire in prigione solo ed esclusivamente se si contravveniva delle leggi, e non perché il re gli veniva l'idea, come succedeva nel resto d'Europa, gli veniva l'idea allora per un motivo X, perché aveva dei sospetti su qualcuno allora di tradimento, di quello che allora prendeva e l'arrestava e magari lo faceva morire in prigione. Non solo bisognava contravvenire alla legge, ma bisognava, per essere imprigionati, bisognava subire un processo, e questo processo poteva essere effettuato solo dai propri pari. Attenzione, perché queste cose non sono chiare, tanto chiare secondo me nel libro, sono messe troppo sinteticamente. Chi sono i pari? Chi sono i pari? I pari sono quelli che appartengono alla nostra stessa categoria. For example, nell'ambito della scuola, i miei pari sono gli altri insegnanti, i vostri pari sono i vostri compagni. Ci siamo? Ok? In quell'ambito i pari dei nobili erano i nobili, i pari del clero erano quelli del clero, i pari della borghesia erano quelli della borghesia. Quindi un borghese non poteva essere valutato da un nobile, processato da un nobile non poteva essere processato da un borghese, nel caso in cui il contenzioso fosse fra un nobile e un borghese, penso che ci fossero commissioni miste, immagino, per ovvi motivi, penso che sia così. Quindi, uno, l'habeas corpus, non si poteva essere arrestati e messi in prigione se non per avere commesso un delitto contro la legge, per essere andati in contravvenzione rispetto alla legge, e se non dopo aver subito un processo effettuato però dai propri pari, se io sono nobile da nobili, se sono borghese da borghesi, eccetera, eccetera.
Questo era importante perché toglieva l'arbitrarietà del re. E come potete vedere, comincia a staccarsi l'idea che il potere, a delinearsi l'idea che il potere giudiziario, quello di giudicare il rispetto delle leggi, coincida col potere politico. Non è che chi detiene il potere deve anche giudicare, ma chi detiene il potere politico si deve stare lontano dal potere giudiziario, perché chi ha il potere politico potrebbe utilizzare il potere giudiziario per imporre la propria tirannia, la propria dittatura. Ecco dunque che nasce la cosiddetta monarchia costituzionale. Che vuol dire monarchia costituzionale? Che cos'è una costituzione? Una carta costituzionale, in questo caso la Magna Carta Libertatum è una carta costituzionale. Una carta costituzionale è un documento nel quale sono scritti i diritti e i doveri fondamentali cui devono obbedire tutti quelli che vivono in un determinato Stato, anche il re. Ripeto, la carta costituzionale, Costituzione, è un documento nel quale sono messi per iscritto tutti i diritti e tutti i doveri che riguardano le persone libere che vivono in un determinato Stato e tutti vi devono obbedire. Chi sono? Quindi anche il re, ok? Quello dell'Inghilterra è il primo caso di monarchia costituzionale. Anche il re era tenuto a obbedire su quello che c'era scritto nella Magna Carta Libertatum, va bene? Adesso io non ve la leggo io perché non voglio farvi stare troppo davanti al video terminale. Tra l'altro è abbastanza semplice, il documento di pagina 223 ve lo leggete voi per i fatti vostri, ok? Visto che fate un sacco di videoconferenze, visto che fate le video lezioni, io con le video lezioni diciamo sono piuttosto a posto perché voi ve le potete vedere in qualsiasi momento, io ve le faccio avere sempre nell'orario che voi avreste dovuto avere in classe regolarmente, però ve le potete gestire come preferite. Io vi consiglio sempre possibilmente di farle di mattina se riuscite, però ecco, visto che ne state facendo veramente tante, sto cercando nei limiti del possibile di limitare questa vostra esposizione al computer. Va bene ragazzi, mi raccomando, però se io mi limito a questo, cioè sto limitando, vedete che è difficile limitare i tempi e compattare i tempi e cercare di essere comunque chiari. Quello che vi chiedo è, ma non state ore e ore e ore davanti alla TV, davanti allo schermo del cellulare e davanti alla Play, perché se no non ha senso ragazzi miei, ma veramente non ha senso. Va bene ragazzi, vi voglio bene, non vedo l'ora di rivedervi, ma non lo so come va a finire. Statevi bene, salutatevi tanto i vostri genitori e mi raccomando, fra di voi magari mandatevi dei messaggi, potete anche farvi delle brevi videoconferenze fra di voi in modo tale che vi vedete fra di voi a prescindere di noi insegnanti, se riuscite. Come è appena finito di dire, non state troppo davanti ai video terminali, ho capito, non state troppo davanti ai video terminali, certo, lo ribadisco, però una volta a settimana, se vi va, se già non siete troppo stati davanti ai video terminali, potete anche vedervi con qualche compagno, ma magari anche per 10 minuti o un quarto d'ora. Per il resto, ecco, mi raccomando, non state sempre davanti ai video terminali, perché ne va della vostra della salute dei vostri occhi, va bene? Ok ragazzi, io vi saluto, solo questo vi dico. Pagina 220 220, l'Inghilterra patria delle costituzioni moderne, Guglielmo riorganizza il regno. Sì, scendete di 1 2 3 4 5 6 righe e trovate alla fine del rigo e comincia subito l'altro: dopo aver confiscato le terre ai signori,
cancellate dopo aver confiscato le terre ai signori locali di origine sassone e averle distribuite ai suoi vassalli normanni. Scendete giù, con Enrico II la monarchia si rafforza, sì, sottolineate, no cancellate, sottolineate. Il potere del re si rafforzò ulteriormente nel XII secolo con Enrico II che sottopose il clero al controllo dello Stato e conquistò Wales, Scotland e parte dell'Irlanda. Poi Riccardo Guardileone, un cavaliere errante, sì, a pagina 221 la crisi della monarchia inglese, sì, dove c'è scritto, è la grande carta delle libertà limita il potere del re, sì, contate le righe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alla settima riga, sottolineate, la monarchia venne così affiancata da rappresentanti scelti tra nobili e borghesi. In questo modo la nobiltà salvaguardò i suoi privilegi e la borghesia rafforzò la propria posizione economica e sociale. In basso trovate il box grigio, la Domenica di Bouvines, si pronuncia così, metteteci no. Girate pagina, solo nobili, ecclesiastici e borghesi sono rappresentati in Parlamento, sì. Alla prima riga, a metà della prima riga, sottolineate all'interno della Magna Carta per uomo libero si intendeva un nobile, un ecclesiastico, un ricco borghese. Poi trovate a sinistra glossario, questo è da studiare bene. A pagina 223 la Magna Carta Libertatum è solo da leggere, ma leggere bene. Ciao ragazzi!